Ciao ragazzi, bentornati in questo videoblog sulle arti marziali, è il vostro Bruce Lee che vi parla e magari fossi Bruce Lee. Oh, buongiorno a tutti, voglio parlarvi di questo secret tutorial che ho inserito in questo video, però prima voglio dirvi due robe sul mitico Bruce. Mitico Bruce, vediamo se c'è qualche foto, questa è un'altra foto su internet, se ne trovano migliaia di foto, grande Bruce, vediamo se ce n'è un'altra. Eccolo qua con i mitici Nunchaku. Ok, chi era Bruce Lee? Bruce Lee, a parte ad essere un gran figo, fu la prima persona, una delle prime persone a diffondere la propria arte marziale. Chi è che sa qual era l'arte marziale di Bruce Lee? Era il Jeet Kune Do. Una cagata, lo sanno tutti. Fu la prima persona a diffondere, ad espandere il Kung Fu cinese anche ai non cinesi, quindi era una rivoluzione, era un visionario, non era chiuso negli schemi classici, non aveva il paraocchi come gli asini, era un rivoluzionario il mitico Bruce. E fu il primo appunto a insegnare l'arte marziale, il Jeet Kune Do, anche ai non cinesi, e quindi era una super rivoluzione dell'epoca. Tanto che infatti divenne punto di riferimento per tutti i cinesi dell'epoca, e anche adesso... dai non cinesi come noi del resto. Divenne punto di riferimento anche per il suo fisico, infatti era super potente, aveva forza, resistenza, velocità e potenza, tanto che anche gli atleti di adesso se lo sognano un fisico come Bruce Lee. Allora, prima di spiegarvi del secret tutorial, del tutorial segreto, voglio darvi un'indicazione sull'uso dei nunchaku. Allora, se durante i maneggi volete avere dei maneggi più rapidi, più scattanti, l'impugnatura va tenuta verso la catena. I maneggi saranno più veloci, più rapidi, però allo stesso tempo saranno meno potenti, perché l'arma che andrà a colpire il bersaglio sarà più ridotta rispetto a questa presa. Quindi al contrario, se noi impugniamo l'arma verso la coda, i maneggi saranno più lenti, ma allo stesso tempo saranno più potenti. Quindi dipende anche ognuno dallo stile di combattimento che vuole utilizzare ogni volta. Quindi non è necessario maneggiare sempre l'arma in questo modo o in questo modo. Si può avere anche un'impugnatura media, dipende uno come preferisce e dipende anche dalla situazione. Allora, adesso compariranno mille messaggi dove spiegherò per visualizzare il tutorial segreto, il secret tutorial, e ci vediamo al prossimo video vlog. Ciao 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 ciao.